Si chiude l'anno di Torino Capitale Europea dello Sport 2015. Che idea si è fatto di questo anno di eventi sportivi? E sono dispiaciuto, sono triste che sta finendo l'anno. Adesso non so se si può fare una proroga, no, scherzi a parte. È ovvio che uno possa pensare che magari sono parole di circostanza o di diplomazia, però si è giocato molto bene questo jolly, questa carta di città europea, è stato veramente capitalizzato al meglio questa opportunità. Torino è stato al centro di tante iniziative, se penso che. Oggi, ad esempio, c'è una gara di Coppa del Mondo importante sul fioretto che serve per la qualificazione olimpica. Se penso che ieri sera ero a Roma con tutti i vertici della pallacanestro perché fortissimamente vogliamo il torneo preolimpico qui a Torino, dove non solo il CONI ma il governo in prima persona ci ha voluto mettere la faccia. Parliamo oggettivamente della pallacanestro di uno sport, l'ho detto con grande franchezza. C'erano molte città che aspiravano, ambivano a poterlo ospitare, ma solamente Torino ha le caratteristiche, ha i parametri, ha l'impianto, ha l'infrastrutturazione per poterlo fare e questo è molto apprezzato a livello della Federazione Mondiale. Vi ho citato due casi, ne potrei dire tanti altri. E peccato che finisce l'anno, adesso magari col sindaco ci inventiamo qualche cosa per il 2016, sicuramente di altrettanto importante. Voglio fare i complimenti, insomma, a nome dello sport italiano perché siamo orgogliosi di quello che si è fatto, che si è dimostrato che oggi lo sport aiuta la città a essere migliore, vivere meglio, essere, diciamo, anche, in termini di prestigio, di immagine, sicuramente una capitale a tutti gli effetti dello sport e non solo dello sport per mettere la gente in condizione poi col turismo di fare sistema. Qual è stato il valore di Torino Capitale Europea dello Sport? Ma c'è un valore che è oggettivo ed è un valore economico che fa riferimento proprio alla ricaduta di quanto le manifestazioni sportive di questo anno hanno generato sul territorio, ricaduta in termini economici. C'è un valore altrettanto oggettivo che si misura in termini di salute, di risparmio al Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono migliaia di pagine di evidenze scientifiche che dimostrano che la cultura del movimento, la pratica sportiva contribuiscono in maniera determinante a far risparmiare il nostro Servizio Sanitario Nazionale e poi naturalmente c'è una ricaduta sociale perché lo sport è un linguaggio universale, lo sport è uno strumento privilegiato di inclusione, di dialogo, di legalità e questi valori si determinano in maniera meno oggettiva ma sono altrettanto importanti. Quindi credo proprio che Torino abbia dimostrato che lo sport è un investimento.